Dopo 6 mesi di intenso lavoro, chiude a Pescara l'hub vaccinale di Via Tirino, un centro che ha permesso di vaccinare la maggior parte dei cittadini di Pescara e dintorni. Più di 165.000 le dosi totali somministrate, di cui circa 83.000 prime dosi e 82.000 seconde, mentre le terze dosi somministrate sono state 53. Nelle 11.000 ore più di lavoro sono stati impegnati ogni giorno circa 12 operatori di polizia municipale, 40 volontari e 8 PUC. Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia tra Regione Abruzzo, Comune di Pescara e ASL, per cui il centro vaccinale è stato indicato come uno dei migliori in Italia. Un hub importante, un hub situato in una zona non certo al centro della città, che ha visto tanti nostri cittadini presenti e quindi anche un'integrazione da un punto di vista del territorio, una struttura eccezionale, eccellente, definita tale da tutte le autorità istituzionali che l'hanno visitata. Ora i vaccini proseguiranno in altri punti che saranno comunicati con cadenza settimanale dalla stessa ASL di Pescara, mentre dal 1 dicembre partirà il nuovo hub presso il Palabecci. Perché è vero che si continuano le vaccinazione ai pazienti che hanno patologie e che quindi possono andare in ospedale, però ci sono anche pazienti che non devono recarsi presso le strutture sanitarie e quindi ben venga una struttura di prossimità. La nostra regione intanto si appresta a raggiungere l'80% di immunizzati, soglia che l'assessorato alla sanità aveva previsto proprio per il 30 settembre. Il quasi è dettato da una percentuale leggermente più bassa dei cittadini che hanno la soglia d'età dai 49 anni ai 59. Altri invece, oltre i cittadini, oltre gli over 80, hanno raggiunto invece l'89%. Quindi la media ci porta a dire che siamo vicino agli 80, quindi quella immunità di gregge prevista è stata per me raggiunto, bisogna convincere ancora di più, ma più che altro sono persone che si stanno recando in maniera spontanea e libera presso i nostri centri vaccinali e quindi buoni risultati.